Buongiorno e buona domenica. Allora, eccomi qua, finalmente mi faccio vedere. E abbiamo passato una settimana un po' così perché Pietrenea ha avuto una sorta di virus intestinale. Non proprio, cioè non si è sfogato proprio per bene, però ha fatto 4-5 giorni un po' così. Allora, oggi è domenica, la domenica delle palme, verranno a pranzo Fede e Mauro e avevo in mente di fare, ecco lì la Demi, di fare lo spezzatino con le patate. Allora, è appena salita per poter andare fuori sul davanzale, ma io blocco subito l'uscita. È salita su dei sacchi che ho qua, non ve li inquadro perché sono veramente penosi. Oggi Pier Andrea dovrebbe portarmeli via. Praticamente ho fatto un super mega decluttering tra vestiti da dare via e anche cose della casa che non usavo più. Quindi ho preso, ho messo tutto in sacchi neri. Ho iniziato a svuotare i bagni e c'è una grossa novità in arrivo. Allora, vi tengo ancora un po' sulle spine per scaramanzia, anche se ormai, però ci sono due grosse novità in arrivo, cioè una grande novità che è collegata all'altra grande novità e quindi devo dire che questo 2024 è iniziato col botto, ecco, non ce l'aspettavamo e invece ce l'abbiamo fatta, ormai sono anni che aspettiamo, che teniamo d'occhio una certa cosa e è arrivato il momento, come si dice, bisogna aspettare, aspettare, aspettare che prima o poi arriverà questo momento e questo momento è arrivato. Non vedo l'ora, saranno mesi da incubo, lo so, saranno mesi da incubo, però cerchiamo di guardare il lato positivo. Comunque, appena tutto sarà fatto, cioè proprio concretamente, ve ne parlerò e non vedo l'ora. Allora, adesso devo rifare il letto domenica, quindi devo cambiare le lenzuola e poi andrò al supermercato perché devo comprare le patate per fare lo spezzatino, il pomodoro per fare il ragù a Pietrenea e le carote, le cipolle e il sedano per fare il soffritto perché non ne ho più. La prossima settimana, non vedo l'ora, inizieranno le vacanze di Pasqua ed ero quasi intenzionata a portare Pietrenea a Milano con la mia amica e i suoi bambini. Volevamo portarli a Milano perché non ci sono mai stati e quindi l'idea era questa. Volevo fargli fare un giro alla Nike, al Milan Store. E poi volevo passare sotto Radio 105 per fargli vedere che Radio 105 esiste e nulla, adesso vado a fare il letto e poi vado al supermercato. Allora, siamo arrivati a casa, siamo stati alla Coop e vi faccio vedere quello che abbiamo comprato. Allora, abbiamo preso una ciabatta, pane, poi il limone perché fare la pasta frolla, le cipolle per fare il ragù, le patate per fare lo spezzatino, carote appunto per il soffritto, per il ragù, il vino bianco perché non mi ricordavo se a casa ne avevo ancora o meno. Una passata di pomodoro e uno è rimasto a me, ma è di Fede, il concentrato di pomodoro, sempre tutti. Allora,
adesso inizio a mettere sullo spezzatino. Ieri Pierandrea è andato dal macellaio e mi sono fatta comprare la carne sia per lo spezzatino che per il ragù. La prima cosa che vado a fare è montare il pelapatate e sbucciare le patate per fare poi lo spezzatino. Allora, per fare lo spezzatino, allora vediamo se l'ho salvata la ricetta. Spezzatino, ok. Per 4 persone ci vogliono 200 grammi di patate, quindi vado a pelare 120-230, va benissimo, e vado a pelare le patate. Adesso nell'altro video inizio a impastare il ragù. Allora, scusate il baccano delle patate che si stanno pelando. Allora, ragù alla bolognese per 6 persone. Allora, inizio a cucinare 120 grammi di pancetta che io non metto, furino niente, poi 80 grammi di sedano, io metto solo cipolla e carote, 80-100 grammi di carote. Grammi di olio, venticinque grammi di burro che non vado a mettere, posizionare il misurino avanti 5 secondi avanti. Nel frattempo ho preso le patate, eccole qua super pelate. Adesso dedico un attimo al ragù, togliere il misurino. Ok, adesso mi fermo un attimo e vado avanti con lo spezzatino. 100 grammi. Settanta grammi di carota. 5 secondi, posizione spezzatino avanti, aggiungere 50 grammi di vino bianco secco. Riutilizzo quello di prima. Allora, senza il misurino, 5 minuti a velocità cucchiaio, così cuoce ed evapora. Appoggiare il cestello al posto del misurino. Avanti. 4 minuti velocità 1. Allora, intanto il soffritto sta cuocendo, io ripasso al ragù. 400 grammi di carne, ne ho un po' di più, non importa, senza misurino, avanti, 5 minuti, no scusate, sì, 5 minuti, velocità 1, e vado a insaporire la carne. Ragù, nel frattempo vi faccio venire un po' di mare. Allora, 250 grammi di passata, 70 grammi di acqua calda, una foglia di alloro che non ho, 30 grammi di concentrato di pomodoro. Allora, questo è doppio, quindi ne metto 20. Un cucchiaino di sale,
appoggiare il cestello. 25 minuti, velocità 1. Allora adesso nello spezzatino vado ad aggiungere 100 g di acqua. Un cucchiaino di dado, il mio fatto con i bimbi. Pepe non lo metto, le patate, il pela patate del bimbi, ragazze, comodissimo, pela patate, affetta tutto, top. Poi 100 g di piselli, allora qui dice surgelati, io ho questi normali quindi li aggiungo dopo. Posizionare il miserino. 40 minuti, mi sembra un po' tardino, mannaggia. Vabbè, mangeremo un po' tardino oggi. Allora, adesso aspetto che cuociano sia lo spezzatino che il ragù. Allora, spezzatino pronto, togliere la farfalla e trasferire in una zuppiera. Ecco qua lo spezzatino. Ecco un po'. Ha un profumo davvero delizioso. Invece il ragù mi ha appena chiamato, quindi 100 g di latte opzionale. Fede lo mette, io non l'ho mai messo, però devo dire che secondo me ci sta. 100 grammi, appoggiare il cestello di nuovo, avanti, 20 minuti, velocità cucchiaio. Ed ecco pronto anche il ragù. Ora siamo nel capannone di Pierre. Fede è lì che sta aspirando dentro la macchina e poi la laverà fuori, stessa cosa. Io diamo una bella lavata alle macchine, Mauro è qua dietro che sta aggiustando non so che cosa, se un trattore o un'altra macchina, e Pietro è lì che corre, che gioca. Adesso sta anche arrivando Pierandrea con col trattore, perché ha iniziato il duro lavoro. Eccolo lì in versione estiva. Vai, 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 vai. Bravo! È bella, a parte vabbè, le ruote, bella pulita e splendente, anche quella di Fede, anche Mauro ha lavato la sua, e lì Piero adesso sta lavando il trattore in maniera molto veloce. Ragazze, io dal nostro mondo vi saluto, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video.